Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. La parola del Vangelo che c'è di nostri peccati. La salvezza non è merce che si compra al supermercato. Il Signore è venuto nel mondo per dire a ciascuno di noi che c'è una porta che dobbiamo attraversare. È la sua parola. È lui, con la sua proposta, che è esaltante, felice ma non facile, che mette a disposizione nostra non soltanto il futuro dei cieli, ma la consapevolezza che grazie all'incontro con lui, a quella parola che cambia il vocabolario della nostra vita, abbiamo la possibilità di leggere in maniera diversa gli avvenimenti della nostra storia, anche le sofferenze, come si sforza di fare la lettera agli ebrei, l'autore della lettera agli ebrei, che mette in relazione la sofferenza con la correzione, cioè con l'opportunità che tu hai anche nel momento della prova di sentire la mano carezzevole del Padre che dà a ciascuno di noi ogni cosa, anche quello che sembrerebbe essere pesante da affrontare, come valigia, come pane di un percorso per raggiungere tenerezze diverse. Isaia vede nella sua profezia un mondo capovolto rispetto a quello che era il mondo in cui lui viveva. Gli ebrei si aspettavano la salvezza per caparra e per discendenza, come se fosse un diritto acquisito. E in momento di deportazione, in momento di difficoltà, Isaia dice: guardate, la salvezza è certamente data a tutti, la gioia possibile del futuro è tutti data, però coloro che riusciranno a comprenderla la vivranno. E poi Gesù, che riprende questa profezia, chi gli chiede: ma sono pochi quelli a salvarsi? Non risponde se sono pochi o sono molti. Questa riduzione quantitativa, cioè scegliere se quelli che si salvano sono pochi o sono molti, è fatta da chiese di bigotti e da repressioni religiose oltranzistiche. Ma dà una spiegazione e dice: si salveranno non quelli che pensano che per diritto debbono sedere al tavolo di Cristo, o per quale discendenza e quale diritto di sangue, ma quelli che entrano nel suo progetto. Ci saranno quelli che sono seduti al suo tavolo, che sono stati lì, e gli diranno: ma tu mi conosci perché ho mangiato con te. E lui l'ultimo giorno dirà: non t'ho riconosciuto, non ti riconosco, non ti conosco. E altri invece, che sembrano essere lontani, che saranno accolti. A chi va la lezione? La lezione va a tutti quelli che pensano di essere già arrivati, di quelli che si seggono a tavola, anche noi. Nel momento in cui siediamo intorno all'Eucaristia e mangiamo del suo corpo e beviamo del suo sangue, pensiamo che tanto basta questo per essere riconosciuti e riconoscibili dal Signore. E non è il nostro quotidiano,
E forse ci sono quelli lontani che intorno a questo tavolo non ci sono mai stati, ma che l'hanno riconosciuto nelle lacrime di chi soffre, nel dolore degli abbandonati, nella miseria di chi non ha diritti, quelli che normalmente, forse prostitute e pubblicani, non vengono riconosciuti all'interno del patto d'onore stabilito dalle leggi dei preti e dai diritti delle regole che ci siamo dati noi, e che invece sono molto più vicino a Dio di quanti lo predicano. Sforzatevi di entrare dalla porta stretta. Questa è una cosa che è di una potenza enorme, quasi che ci voglia dire: non vi accontentate di quello che già in qualche maniera è strutturato da culture, da tradizioni, da pratiche. Sforzatevi di andare oltre, provate ad andare più nel profondo. Non vi accontentate di quello che già vi è dato per consuetudine. Nell'ultimo giorno ci saranno le sorprese. Fermo restando che questo è un discorso profetico, io penso che tutti quanti noi siamo amati dal Signore, ma saranno delle sorprese. Chi pensa che i papi, i vescovi, i preti, i re, i presidenti delle repubbliche, per il fatto che occupano dei posti d'onore, stiano davanti anche lì, avranno delle sorprese. Probabilmente gli umili, gli ultimi, gli abbandonati, saranno quelli che avranno i posti d'onore. Non probabilmente, sicuramente. Allora, leggendo la parola di Gesù, sforziamoci ogni giorno di passare per la nostra porta stretta, quella più incomprensibile, più dura, ma sicuramente la più efficace.